Cosa succede? La Bibi si è raffreddatissima e tutto il naso tappato, vero? Ecco, io ve l'avevo detto di coprirvi un pochino di più. E adesso andiamo ad accompagnare Vanessa a scuola. E nel frattempo vediamo come stai, ok? Noi portiamo lo zaino, se stai bene vai, altrimenti torniamo a casa e facciamo un po' di aerosol. Solo per oggi però, eh? Però vediamo, d'accordo? Me lo dici tu più tardi, va bene? Ragazzi, adesso sto andando a scuola. Anastasia oggi non va perché ha molto la freddura e il naso tutto tappato, vero Ani? Quindi ci vediamo dopo mentre io entro a scuola e poi parlate con mia mamma. E vediamo come sta Anastasia. Ciao Ani, a dopo! Bentornato amore! Ciao! Ciao, come stai? Bene! Sei stata bene? Sì! Hai avuto tanto tanto raffreddore? Hai il naso molto rosso, l'hai soffiato tante volte? Sì. Hai ancora gli occhi lucidi? Comunque io ti sento un pochino calda e hai la felpa ed è scoppiato il caldo oggi, quindi... Siamo andati anche al parco! No amore, tu sei malata, sei raffreddatissima. Adesso quando andiamo a casa ti misuro la febbre. Ma la mamma ti ha comprato il Vicks e le fialette da mettere nell'aerosol. Quindi dopo ti fai un bellissimo aerosol e stasera mettiamo il Vicks, okay. Però ti voglio provare la febbre perché i tuoi occhi non mi piacciono. Va bene. Amore, complimenti però per la scelta di essere andata a scuola stamattina. Sei stata molto matura. Grazie. Ti sei spogliata perché si muore di caldo? Aspetta un secondo perché io ti ho toccata e ti sento bollente. Fammi sentire. Anastasia, tu hai la febbre? No. Vuoi vedere? No. Vabbè, adesso l'andiamo a provare però. No. Io devo sapere se hai la febbre, perché se hai la febbre dobbiamo prendere la tachipirina, dai. Sì. Allora, amore, abbiamo misurato la temperatura e ce l'hai a 37,3. Sì. Quindi la febbre ti si sta alzando come immaginavo, perché ti sentivo calda. Io dopo voglio andare a scuola. Allora, domani mattina vediamo. Se stai bene, vai. Se hai la febbre non puoi andare. È vero che domani è venerdì e se non vai a scuola è un gran casino perché consegnano i quaderni e i libri se vi danno i compiti. Io non so veramente come e fare. E poi anche facciamo musica. Vabbè, a parte musica, più che altro sono per i compiti di questo fine settimana che sicuramente ci saranno. Comunque adesso fai l'aerosol, che oggi stamattina ti ho comprato di tutto per riuscire a respirare un po' meglio. Esce il vapore? Ok, allora... Una cosa, ma poi quando sono qua posso aprire la bocca? Certo, devi aprire la bocca, meglio ancora. Farlo così? Anche, sì. Brava, amore. Come faccio a capire quando è finito? Non esce più fumo. Comunque, amore, se lo fai, finisce. Se continui a parlare non finirà mai. Bravo amore mio. Allora io ti lascio un attimo, lo fai da sola. Però attenta, perché lo stai tenendo male. Devi tenerlo dritto, non in giù. Così? Sì, più dritto. Così? Bravissima, vediamo se esce ancora. Ok, bravo amore. Quando hai finito mi chiami, va bene? Va bene. Ciao ragazzi, stamattina mi sono svegliata con il naso tutto tappato. Non volevo andare a scuola, poi ho incontrato dei compagni al bar per accompagnare Vanessa a scuola. Poi alla fine sono andata a scuola. Spero che mi passa, perché così almeno non me ne posso andare a scuola. Mi è stata un po' una giornata brutta oggi, poi volevo andare a dormire, volevo stare a casa e poi alla fine sono andata a scuola. Poi non potevo lasciare la scuola. Ho già iniziato la scuola, è già lasciarla, no? Però appena iniziato, sto giocando. Sto giocando con una cosa. Che poi non. Non saprei se è finito perché non sto più uscendo. Così strano perché abbiamo appena iniziato. Sono andata a lavarmi le mani e ho messo l'asciugamano sotto, così si cade almeno c'è l'asciugamano. Comunque non è ancora finito. Voi vi è mai capitato che vi svegliavate e avevate il naso tappato, o vi sentivate la quinta malattia, come è successo anche a me, con la varicella? Allora, la quinta malattia quando mi ero svegliata, no, poi avevamo capito che ce l'avevo e non sono andata a scuola, ho bevuto un cappuccino con dei biscotti, mi sta iniziando a passare, quanto fumo,
Ho messo la mano sotto così capisco se esce. Perché se non esce poi non riesco a capire. Quanto fumo. Chissà quando finisce. Una volta ero giù in salato e l'ho fatto questo. E un po' di tanti giorni e da tanto che non lo faccio. Mi prude tutto il mondo. Ciao. Ok ragazzi, l'ho messo così perché se... cioè, l'ho messo attaccato perché se mi cade almeno sono sopra all'asciugamano. Spero che non mi cade. E spero che finisca presto. Quanto che ce n'è. Forse è finito. Non li vedo più uscire. Forse è finito. Provo a vedere. Quasi è finito. Dai. Mi c'è un sacco di mucco. Per fortuna che ce l'avevo. Io di solito faccio così. Se vedo che non esce più guardo. Ora ho visto che ce n'era ancora un po'. Però arrivo a guardare. Se ancora un po' ce l'ho. Una volta non sapevo cosa fare, ho giocato con le bambole. E una volta quando giocavo, quando avevo questo, mi guardavo intorno, non so cosa facevo. Perché cioè, non so cosa fare quando sto facendo questo. Così fatto. Spero che finisce presto. Io quando metto la sveglia la sera non mi ricordo che ho alzato tutto il volume. Ma non mi sveglio, guardo, quando dopo, boh, al pomeriggio, quando ritorno da scuola, guardo il telefono, c'è il volume altissimo. Pensate se tipo avevo il volume alto, non mi accorgevo e ero da qualche parte. È finito. A me mi piacerebbe questo qua, però senza che lo devi tenere tu, che schiacci e poi quando... sai che è finito, vuoi scacciare. Così, io scaccio, poi posso lasciare il dito vicino. Così fatto. Devo stare fermo qui, no? Spero che fatto. Oddio, non vedo l'ora di aver finito. Oggi sono andata a scuola pure. Non so, ma mi si sta bagnando tutto il telefono, che l'ho messo male. Ok, allora credo che l'ho messo bene, perché... ho il telefono praticamente tutto bagnato. Se l'ho finito. Mancherò. Oggi sono uscita da casa, ho visto un aereo. O forse quando sono ritornata. Sì, quando sono ritornata ho visto un aereo che passava. In mezzo alle nuvole. Fatto, finito. Non ci credo. Che voglia che ho di farlo proprio. Una voglia assoluta. Ma mi colo tutto il naso. 2000 years later. Buon appetito, amore. McDonald's. Wow, guardate quanto cibo buono. Ti senti meglio? Sì. Dopo un buon McDonald's ti sentirai sicuramente ancora meglio. Buon appetito, allora. Grazie. Cucciola. Dove sei? Ciao. Tu ti senti bene? Sì. Adesso però misuriamo la febbre, mi viene da ridere perché io ti sento molto calda invece, molto, abbastanza. Quindi rimisuriamo la febbre che se necessario mettiamo una supposta. Poi sei nuda, ma perché sei nuda? Perché hai caldo? Perché sai perché ti sei tolta prima la felpa e mi hai detto che avevi caldo? È la febbre, amore. No. Però adesso la proviamo, magari hai ragione tu, d'accordo? Se domani non hai la febbre e vuoi andare a scuola, vai. In caso contrario stiamo a casa perché sì. D'accordo? Perché sennò ti viene il febbrone alto. Va bene. Amore. Ragazzi, guardate, i libri di Vanessa, i quaderni, ma non è finita. Sparsi qua e là. Adesso voi mi dovete dire, no? Ma io a questa ragazzina, che gli devo fa? Che gli devo fa? Gli ho comprato i quaderni e me li ha lanciati sul letto. No, non è vero, li abbiamo messi sul letto. Voglio che tu fai quello che ti ho chiesto ieri. Guardami in faccia che sto parlando con te. Vanessa, dobbiamo spostare i libri da quella cassettiera
a qua. Sì, ci vuole un attimo, Vane. No, adesso misuro la febbre ad Anastasia e lo facciamo insieme. Perché poi mi diverto a fare queste cose. A differenza tua che passi tutto il giorno sul cellulare. Non vedo l'ora che inizi a studiare. Non vedo l'ora. Voglio proprio vederti concentrata sui libri. Per adesso sei solo concentrata sul cellulare. Questa cosa non mi sta bene. Stai esagerando. Guarda. Balla, balla. Guarda. Perfetto, amore. Credo che solo tu possa saperlo fare su tutta la faccia della terra, ma è arrivata Anastasia. Guarda, a pattinaggio noi ci alzavamo così. A pattinaggio quando? Quando hai fatto la prova? Sì. Amore, sei tu che mi hai detto che non ci volevi più andare? Ah, però adesso mi stai chiedendo di ritornare. No, adesso guarda, facciamo arrampicata e poi vediamo. Cosa preferisci? Scegli, va bene? Sì, sai che il pattino era pesante? Pesante il pattino. Eh beh, certo, c'è tutta la struttura sotto di ferro con le ruote, eh? Da qui quando mi alzavo era pesante. Eh sì, amore. È in ferro, le ruote, la struttura. Andiamo a provare la febbrina? Così ci prendiamo una tachipirina. Allora, antologia e quel libro arancione di questo qua. Questo. Come grammatica. E allora un altro libro arancione. Fa vedere? Ah, questo che. Ok. Cercane un altro arancione di italiano. Ciao, e poi mi fai vedere se è quello giusto. Non mi piace. No. Ani, temperatura. Dove sei, Anastasiuccia? Ani, dove sei, Anastasia? Anastasia. Tu veri? Ma mi sa che tu la febbre non ce l'hai. Mi sa che tu... No. Anastasiuccia. Bene. Scusa, sono chiusa in bagno, non mi scappa. Ciao. Cos'è sta roba? Spray. Acqua? Spray. Spray cosa? Spray. Dai, amore, ti prego. Amore, non ti bagnare tu, Per favore. No, lo so che me lo spruzzi. No. Dai, che misuriamo la... Dai, Anastasia. Sì, no, non volevo, insomma, mica tanto, hai voluto. 38 e 1, interna, quindi... Mi sa che domani a scuola non va. Ma lei sta piangendo perché vuole andare a scuola. Ma quando mai? Poi domani mattina è bella addormentata e a scuola non ci vuole andare. Ma andiamo a vedere che cosa fa chiusa in bagno dalla disperazione. Amore! Ani, apriti. Ani, per favore, io sono stanca. Va bene, domani vai a scuola. Va bene. Vuoi andare a scuola? Va bene. Adesso ti do la tachipirina, anche se non dovrei, te la do. Dai, apri. Ani, dai. Ti devo mettere il Vicks. Quello che ti metto sul petto e ti fa respirare tanto tanto. Dai. Bibi. Dove sei? Vedo un bidet e un water. Amore, non c'è più. Si è rimpicciolita. Dove sei, Anastasia? Dove sei? Ma dove sei? Ciao. Esci, vieni più da io. Ma amore, ma non è colpa mia se hai la febbre, è colpa tua. Ma dove scappi? Vieni qua che ti metto il Vicks. Ma qualcuno di voi la vuole? Scrivetemi l'indirizzo, ve la mando per posta. Scherzo, non mi scrivete alcun indirizzo. Me la tengo io e ve la faccio vedere ogni tanto attraverso qualche video. Ma mi ha chiuso dentro? Ah no, pensavo mi avesse chiusa dentro. È lì che scappa, scappa. Ma Anastasia, perché? Sei pronta al massaggino più bello del mondo? Sì. Col Vicks? Sì. E aspetta, facciamo così. Okay. La mamma mette la manina qua sotto. Okay. E facciamo così. Oh, che buono. Buono il Vicks. Quando ero bambina, quando ero piccolina, lo mette anche la mia mamma, me lo metteva. La nonna Elisa. La mano mangia bambini. La piccola. Sì, sì.
dei piccoli. Ecco. Sì, ma ci con no, basta, basta, no, troppo non va bene, perché questo è menta forte. Senti che buono, ti stanno lacrimando gli occhietti. Bisogna metterne poco, poco, poco. Ok, basta allora. Buono, adesso metti un bel pigiamino. I denti li hai già lavati? Sì. Sei sicurissima, Ani? Controlliamo. Lo spazzolino. Lo sai che controllo. Sì, sì. Notte. Buonanotte. E domani mattina svegliati, perché stamattina suonavano 15 sveglie e tu dormivi. Tutto il paese era sveglio e tu no, quindi cerca di svegliarti. Ciao amore mio. Ciao. Buonanotte. Come stai? Bene. Insomma, fa sentire? Sei sempre un po' caldina. Allora, buonanotte, ci vediamo domani mattina e vediamo come stai, ok? E sì, poi decidiamo se vai a scuola oppure no. Ciao. Devi soffiare il naso. Tomorrow. Buongiorno cucciolini. Allora, sono quasi le 7 del mattino e Anastasia mi sembra fresca, quindi sfebbrata. E adesso proviamo a svegliarla, così le misuro anche la temperatura. Ani? Amore? Buongiorno. Ciao amore. Ehi, misuriamo la temperatura? Va bene? Se non hai la febbre andiamo a scuola, ok? Ok. Allora, Anastasia, poca febbre? Poca. Da quello che vedo non c'è. Però ieri avevi quasi 38. Cosa vuoi fare? Non andare, perché ieri avevo la febbre a 36. Quando sono andata a scuola, magari mi sei alzata. Sì, ti sei alzata sì, perché sei uscita con la febbre quasi a 38. Ma oggi è venerdì, Ani. Ieri sera volevi andare, lo sapevo che la sera vuoi andare, poi la mattina no. Vuoi venire a far colazione comunque? Mi accompagni a portare Vanessina? Sì. Va bene, dai, preparati. Allora, abbiamo portato Vanessina a scuola e adesso siamo tornati a casa. Come ti senti? Stamattina non sono riuscita a misurarti la temperatura, adesso ci riprovo, forse perché ero un po' assonnata anch'io. Un po' meglio. Poco. Ma sei stanca perché ti sei svegliata comunque presto. Adesso la mamma ci riprova a misurarti la temperatura, ma non mi sembri calda, eh? Poco, poco, poco. Più che altro devi fare l'aerosol, Anastasia, eh? Capito? Okay. Lo dobbiamo rifare. Va bene, dai, misuriamo la temperatura e vediamo come va. Allora, amore, abbiamo misurato la temperatura, niente, non riesce a salire, non arriva a 36 e questa cosa un po' mi sta preoccupando, però vabbè, penso sia abbastanza normale nei bambini magari che non arrivi a 36, adesso verifico. Adesso ti ho fatto un bel panino col prosciutto, lo mangi e cerca di metterti un po' in forza, ok? Forse sei troppo debole. Quindi salutiamo i nostri cucciolini, stai meglio e... Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un mi piace a questo video. Comprate le mascherine su www.vanitygle.shop e preordinate la nostra maglietta entro il 30 settembre, perché poi non ce ne sono più. Ciao! È arrivata mezzanotte, le campane sono in festa.